Ciao e bentornati su Le Pin Cucina, io sono Jessica. Oggi andremo a fare una ricetta adatta a qualsiasi tipo di sugo tu voglia e la puoi fare anche in vari formati. Sto parlando della pasta di semola. Prima di partire mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un like se questa ricetta ti piacerà, commenta e condividi, ma non dimenticarti la campanella per i prossimi video. Possiamo partire con gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta. Gli ingredienti che servono per questa ricetta sono veramente pochi e vi sto parlando di 400 g di farina di semola e 4 uova. Quindi calcolate sempre 100 g di farina a testa e un uovo per ogni 100 g di farina. Nell'eventualità tenete sempre a portata di mano un po' di farina in più di semola se vedete che l'impasto viene troppo morbido e un po' di acqua a temperatura ambiente se vedete che il vostro impasto viene troppo duro. Possiamo procedere a mettere la frusta a cappa dentro la nostra planetaria e a impastare. Adesso che abbiamo tutti gli ingredienti nella planetaria, non ci resta che impostare la velocità 1 e partire. Andiamo a levare l'impasto che stavamo andando a creare con la planetaria, mettiamoci su una spianatoia e cerchiamo di creare un impasto bello uniforme. Questo è un impasto perfetto per creare della pasta. È duro, non si appiccica alle mani e quindi non dobbiamo aggiungere né farina né acqua. Durante la lavorazione nella planetaria ho dovuto aggiungere 3 cucchiaini da caffè di acqua per evitare appunto che la planetaria sforzasse e per fare anche in modo che la farina che rimaneva in fondo venisse presa e lavorata insieme al resto. Non ci resta che metterla dentro una ciotola coperta con della pellicola per mezz'ora in frigorifero. Dopodiché possiamo prenderla fuori e finire di creare la pasta. Ci vediamo tra mezz'ora. Mezz'ora è passata e abbiamo tirato fuori l'impasto dal frigo. Apriamo per vedere il nostro risultato. Stando in frigo mezz'ora è diventata ancora più dura e più compatta. Quindi adesso non ci resta che montare la macchina per fare la pasta di semola, scegliere il formato che vogliamo e preparare il tutto. Al termine potete decidere se utilizzarla subito, se congelarla oppure se utilizzare un essiccatore per fare in modo di creare la pasta secca. Come avete potuto vedere, preparare la pasta in casa non è affatto difficile. Bastano pochi ingredienti e una macchina per creare il formato di pasta che preferite e il gioco è fatto. In più, se volete, potete lasciarla riposare a temperatura ambiente per una mezz'ora e metterla in freezer, coperta con della carta da forno. Altrimenti, se volete, potete utilizzare un essiccatore per creare la pasta secca. Questa ricetta è finita, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like se questa ricetta vi è piaciuta, commentate e condividete. Non dimenticatevi la campanella per sapere i prossimi video in uscita. Buon appetito e alla prossima, ciao!